Salve ragazzi e ragazzi, benvenuti nel mio nuovo video. Non trovo come mi è cacciato l'occhiale. Vabbè, comunque, buongiorno a tutti. Allora, io oggi voglio farvi vedere una cosa importante, perché a pranzo mangiamo una cosa particolare, quindi voglio che insomma veniate con me, perché io vi tengo sempre sempre aggiornati su quello che faccio. E quindi oggi insieme a Giorgia abbiamo deciso di mangiarci sushi. Buongiorno ragazzi, sono tornata a casa, adesso vi faccio vedere un pochettino quello che abbiamo preso. Vi faccio vedere giusto piccola carrellatina, ci vediamo tra pochissimo. Buonissimo, comunque davvero tutto buono. Allora, noi abbiamo preso questo sushi, l'abbiamo preso al Tokyo Sushi, si chiama? Sì. Tokyo Sushi, me l'hanno confermato. È davvero buonissimo, abbiamo preso pochissime cose, ma erano proprio buone. Io per la pasta di soia alle verdure ci stravedo, raga, mamma come sono, com'è buono, ma buonissimo, buono veramente. Quindi niente, abbiamo preso pochissime robe, vi abbiamo fatto vedere giusto così, un assaggino così, nulla di che. Alcune erano anche diciamo un po' fritte, altre vabbè, le tempure, insomma erano proprio buone, raga. Io non so se voi lo mangiate il sushi, però nel caso scrivetemelo giù, perché mi interessa. A me è piaciuto tutto quello che abbiamo preso, mi è piaciuto tantissimo, veramente buonissimo. Poi ci hanno dato, Akira, vieni qua, ogni volta che accendo il video lo fanno apposta. Poi vi faccio vedere, poi ci hanno dato anche, vi faccio vedere, ci hanno dato pure i, non so se voi li conoscete, sono praticamente i biscotti quelli della fortuna, dove all'interno ci sono, praticamente si apre il biscotto e all'interno c'è un bigliettino, quindi voglio provarlo ad aprirlo con voi, però un attimino, arrivo subito. Ok ragazzi, adesso ve lo faccio vedere com'è. Praticamente, oddio, non so come si legge, non ho una minima idea. Praticamente è così, vi faccio vedere, adesso lo apriamo. Ecco, in sostanza è questo, il biscotto della fortuna. E nel momento in cui si apre, eccolo, c'è il bigliettino all'interno. Questa si mangia tranquillamente. E eccolo qua, però io non lo voglio perché non mi piace. Ok, lo lascio qua e vi faccio vedere. Allora, c'è il bigliettino, ve lo leggo io. Con saggezza e sensibilità raggiungerete più facilmente il vostro scopo. Sono tante cose, io ne ho anche un altro, però poi lo apriamo poi più tardi. Quindi ragazzi, sono rimasta contenta perché era da tantissimo tempo, forse, oddio, senza esagerazione, forse era, non lo so, prima del lockdown. Ecco, è dovuta venire lei. Quindi prima del lockdown, insomma forse anche molto prima, l'avevamo preso, però oggi ne avevo tanta voglia, ho detto no Giorgia, gli ho detto a mia figlia no, dobbiamo andare a prendere.
Infatti siamo andati, buonissimo raga, buono veramente. Da come potete, diciamo, immaginare, non mi piace, diciamo, fare il video mentre mangio perché non tanto mi piace. Quindi vi ho fatto giusto vedere quello che abbiamo preso. E niente. Quindi oggi praticamente siamo andati a sushi. Non mi sento né tantomeno, diciamo, abbastanza sazia, perché comunque, insomma, è riso in sostanza. Quindi voglio dire, nulla di che. No, questo non te lo puoi mangiare tu. No. Questo no, questo no. E mica è un biscotto per cagnolini. Dopo ti do il biscotto per cagnolini. Adesso no. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi abbia fatto piacere. Vi mando un bacione grande grande. Ci vediamo al prossimo video. Vi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like. Se non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi sul mio canale per non perdere gli altri video. Vi raccomando, attivate la campanellina per le notifiche. Mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook. Giù in info box trovate direttamente i miei link. E niente, ragazzi, bacione grande grande, vi auguro un buon pomeriggio e ci vediamo al prossimo video. La mia programmazione è, se vi ricordate bene, ve la ripeto, è ogni martedì, giovedì e sabato usciranno alle 14:30 un video. Per questo mese, poi il prossimo mese si vedrà, insomma, vediamo un pochettino come ci organizziamo. Io Akira praticamente vi auguriamo un buon pomeriggio e una buona serata. Mi sto dando i bacini e quindi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi! Saluta! Ciao!